Allora, 6 foglie. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ottimo. Con queste 6 foglie facciamo l'estratto d'olio. Ottimo. E poi andiamo a prendere. Ah no, la bottiglia vuota ce l'abbiamo nello zaino, dovrebbe. Sì. Una bottiglia vuota. Crafting. Ah no, abbiamo bisogno del ferro. Quindi andiamo anche per il forro ferroso. E un 2 ottima Hauser, quindi com'è che era così? No, era così e così, così e così e così, no? Così. Sì, oil lamp. Poi andremo tutti a sperimentare nella casetta. Allora, come dipinto, quella che ci piaceva, questo. Prendiamo questo dipinto qua, che sono 3 di nero, 2 orange e un yellow e un bianco. Allora, quindi facciamo prima il bianco, 1, 2, 3, 4, così. E poi era con gli stecchetti, tipo così, il blank canvas. Sì. Adesso abbiamo bisogno del giallo e dell'arancione, quindi prendiamo 2 arancioni. E il giallo non ci sta. LOL. Allora prendiamo i 2 arancioni. Questo lo buttiamo un attimo al suolo. Prendiamo un giallo e andiamo a scraftare. Cioè, più che a scraftare a. Ah, no, avevamo bisogno anche dei 3 neri. Porca palette. Allora, 1, 2, 3. Sì, di sto passo conveniva fare proprio l'extractor a sto punto. Per il colore. Ok, abbiamo un decorative painting numero 17. Sì. Che porta sfortuna, ma noi ce ne freghiamo perché non siamo superstiziosi. Allora, un piano. Qua ce n'è di roba. Un blocco di iron. Dei. Fil d'acciaio. E plastic strips. Ok. Questo non è un problema. 3 di plastica. E facciamo dei plastic strips. Ok, poi abbiamo bisogno. Questo so come si fa, ma non me lo ricordo più. Brass ingot ce l'abbiamo. Non pronto, naturalmente. 9. Allora, il brass con. Cosa si faceva tinto brass qua? Che me ne dimentico sempre. 2 copper e 1 zinco. Abbiamo 2 copper, ne abbiamo uno solo di copper. Allora, 1, 2 copper e 1 zinco. Allora, noi andiamo a cucinare, mentre. Cioè, a cuocerli. Mentre. 3. No, l'alloy è questa. Uno zinco. Tanto potete vedere qua. Ah no, già finito, vabbè. Però il discorso era appunto che consuma molto meno con la batteria inserita. Credo il 50%. Sì, credo di sì. Adesso me ne darà 3, naturalmente. Infatti. Allora, abbiamo bisogno qua del nostro ragazzuolo intero. Ok. E poi appunto per il. Questo erano 2 di ferro e 3 di plastica. Ok. Plastica ne abbiamo 1, 2, 3 e 2 di ferro. Non ci abbiamo più spazio per niente. Butto là momentaneamente. 1, 2 di ferro. Quindi copiane uno. Ok. Ma vediamo, dovremmo avere tutto. No, ci manca questo. Che è fatto in pratica con legno della giungla e legno normale. Ah, e ci manca il legno normale. Porca paletta. Ci manca un blocco di legno. Tanto per cambiare. Facevamo prima ad abbattere tutto l'albero. Ma uno per fare in fretta dice: non abbatto l'albero perché così almeno risparmio tempo. E invece stiamo continuando ad andare là a prendere un blocco di legno alla volta. E passano i minuti, passano le ore. E la vita finisce. Noi siamo morti. E boh, addio. Quindi detto fatto, così e cos'è. Qua posso anche liberarmi di un po' di roba. 2, ma io ne ho bisogno di altro. Butta questo un attimo. Ok, raccogli un. Boh, questo legno va bene.
prima che ci scompaia tutto, facciamo 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1. Ecco, abbiamo anche un pianoforte, lol. Allora, nello zaino andiamo a mettere il pianoforte, buttiamo tutta questa porcheria che adesso non ci serve. Che poi non è particolarmente porcheria, però. Allora, giusto per non fare despawnare tutta sta roba qua. E avevamo detto poi cos'altro? I miei termosifoni sono poco estetici. Io metterei il caminetto. Distributore di Coca-Cola non mi sembra il caso. Forse fine così. Il caminetto bisogna vedere, nel senso, com'è che si chiamava? Fire, forse. Fake fire, una roba del genere. Eccolo qua, Fancy Fire. Cos'è questo affare qua? Small bundle of sticks. Ah, ho bisogno di tipo 1000 sticchetti. Allora, vediamo un attimo com'è sta roba. Vorrei più che altro provarla qua per vedere com'è prima di andare a fare cavolate. Allora, andiamo così. Fancy Fire. Come funziona il Fancy Fire? Cioè, io lo poggio. Oh, che carino! Ma guarda che tenero! E posso toglierlo e rimetterlo? Ah! Oddio, no, quando lo tolgo mi si spegne. Questo invece, Glowing Embers, sono un coso di legno e due torce. Intanto le torce non me le ridà, porca paletta. Togliamo questo, mettiamo questo, vediamo com'è che è. Ah, è bello così, come il caminetto che è quasi spento, tipo, no? Chimney Top. Che non so cosa. Chimney Top Sandstone. Sandstone ne ho in abbondanza, più che la stone, quindi meglio. Vabbè, no. Andiamo di stone, che mi sembra più estetico. Se per caso ci fosse da usare la stone, usiamo la stone. E chi se ne frega. Allora, e ha una torcia. Ok. Com'è che sta a fare? Ah, niente. È proprio giusto così per estetica. Sì, è tipo per fare la cappa poi, ma. Vabbè. GG. Cose sprecate proprio. E boh. Fireplace. Cos'è questo? Ah, due di ferro e degli stecchetti. Ma la proviamo subito. Non ho la minima idea di quale sia sta mod che sto utilizzando. Cioè, quale. Da dove venga fuori sta fare. Perché. Building blocks fireplace. Boh. Non ho idea di che cosa mi abbia aggiunto questi oggetti. Però sembrano carini. Vediamo un attimo questo fireplace. Ma. Mi sembra più un forno crematorio. Ma metterei più che altro questo. Cioè, questo qua forse a livello del terreno non sta male, ecco. Ma no, forse a sto punto è meglio. Ma non me lo toglie Stefano? Ah sì. No, ma non c'è più spazio qua, porca paletta. Niente, no, credo che non farò un Kaiser. No, forse ci posso mettere il falò fuori. Ma no, ma non ci sta tanto un falò fuori. Cioè, se fa freddo non fai un falò fuori, porca miseria. Beh, mettiamo il fireplace tanto per dire, abbiamo messo il fireplace. Buonanotte al secchio. Quindi andiamocene via, in fretta. Che il tempo va più veloce di una bollicina nella Coca-Cola. Allora, usciamo di qua e entriamo qua. Ah, non abbiamo preso il vetro, tra l'altro. Tante belle cose. Allora, mettiamo. Iniziamo con il togliere della roba inutile, tipo questa. Che non serve a un Kaiser. Abbiamo l'inventario pieno di porcherie. Allora, andiamo a piazzare il caminetto. Cosa principale, perché una casa senza la canna fumaria dove far uscire tutti i fumi nefasti non è un caso di nulla. Quindi dove andiamo a metterlo qua? Tra l'altro sta sospeso nel vuoto perché quello è un blocco. È un mezzo blocco e non un blocco intero. Bella storia. Mettiamoci un blocco intero qua e mettiamoci il caminetto. Che dite, ci può stare così?
No, a questo punto facciamo più che altro il contrario, cioè che parte da più in basso, tipo così, ecco. Sì, dai, non è male così, dai, ha il suo perché. Anche se sarebbe stato più carino di qua dove si vede meglio, ma... Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Allora, a quel punto, visto che là la canna fumaria, mettiamo il fireplace qua, no? Tipo... Incastonato qui? Che dite? Ah, dai, guarda che bel caminetto. Cioè no, fa schifo come caminetto. Fa proprio schifo come caminetto. Però vabbè. GG. Ma non abbiamo neanche un tubo da poter mettere in su. Forse ho una mezza idea. Perché se mettessimo... Sebanotte, io premo sempre invio, ma invio chiude tutto. Se mettessimo... Idea assurda. Un cavo questo. Esteticamente potrebbe sembrare come canna fumaria, eh? Non è una cattiva idea, secondo me. Non è da scartare. Ah, non abbiamo fatto la libreria! Ragazzi, non abbiamo fatto la libreria. C'è da tornare di uno indietro. Vabbè, allora adesso mettiamo la poltroncina. No, girata verso il caminetto. Mettila così. Ok. E poi ci mettiamo la libreria qua dietro, tipo, un paio di librerie là dietro. Ecco. Forse è staccato un po' più staccato così. Oh, così stiamo qua sul caminetto. Vediamo fuori un Kaiser perché è tipo. Boh. E se lo mettessimo qua invece la poltroncina? No, non mi piace. Meglio di qua. Si vede poco, però. È meglio. A questo punto, allora le librerie forse stanno qua. Sì, forse stanno là, uno si siede qua e poi boh. Allora, adesso cos'è che abbiamo? La panchina da mettere fuori. Che possiamo mettere... Tipo qua? No, tipo dove, ecco? Tipo dove mettiamo la panchina? Potremmo metterla qua. Però tipo che devi salire. Allarghiamo un po' qua. Facciamo tipo... Ecco, tipo uno spazio così, mettiamoci della neve magari per coprire. E mettiamo la panchina qua. Che dite? Tipo così. Però... Ecco, quello non mi piace perché... C'è... La... E però adesso non so se spreada su quella. Bisognerebbe che ci fosse la luce sopra. Vabbè, faccio spreadare la neve e poi dopo ci rimettiamo sopra la panchina. Lo spazio c'è. Allora, adesso cos'è che andiamo a mettere? Il letto o il piano di sopra? No, così però sbatti la testa. Così. Così non è male con la luce. Ma forse è meglio la luce alle spalle, che dite? Così. No, così. Sì, dai, non è male. Con il giorno che sorge da dietro, dalle spalle. Abbiamo altro da mettere qua sopra. Sì, la sediolina. Mettiamo una sediolina giusto tipo per i vestiti, ecco, per appoggiare la roba. Bella la sediolina. Guarda che carina la sediolina. Che alta è un blocco, naturalmente. Vabbè, lol. E l'attaccapanni al piano di sotto. Che dove andiamo a metterlo a questo punto? Lo mettiamo qua. Ma non si vede un cazzo. Fa schifo sto attaccapanni. Attaccapanni del Kaiser. Era più carino l'altro a questo punto. Di cosa abbiamo bisogno per fare l'altro attaccapanni? Home. Dico, costava di meno ed era forse anche più carino esteticamente. 4 stecchi e un... ho bisogno di stecchi. Oh, 1, 2, 3, 4 e un affare. Ok. Mettiamo questo, forse è più carino. Eh sì, infatti è più carino che non l'altro. Mettiamo questo, boh. Bella storia. Ah, una porta abbiamo bisogno per la casa, effettivamente, a cui non abbiamo pensato, perché altrimenti qua si gela di freddo. La lampada d'olio, dove la mettiamo?
Mettiamo qua. No, la lampada d'olio mi sembra che stia meglio sopra. Tipo, togliamo tutte queste luci insulse. E mettiamo la lampada d'olio qua. Ho il blocco sopra. No, così mi piace. Sì, bella così. Cioè, fa proprio un po' ambiente, ecco. Anche se forse serve più adatta dalla parte opposta della sorgente di luce diurna. Tipo qua. Sì, così sono un po' sospese nel nulla, però. Mettiamola così. Se no la appoggiamo su un blocco, forse è meglio. Tipo, non ci sono dei mobiletti da appoggiare la roba? Tipo una sorta di comodino o qualcosa del genere. Ecco, tipo un filing cabinet. Cassetto. Ho bisogno del ferro. No, vabbè, lasciamola là per ora. Chi se ne frega. Allora, qua avremo bisogno poi della libreria che non abbiamo. Andiamo a vedere qua. Il dipinto e il pianoforte. Questo lo mettiamo via. Oh, il dipinto lo possiamo anche mettere qua. Beh, no, il dipinto al piano di sopra. Mi piace di più al piano di sopra il dipinto. Tipo qua, ecco. Un bel dipinto là. E il pianoforte, dove lo mettiamo il pianoforte? Lo mettiamo qua. Ma là c'è l'attaccapanni. Aspetta che togliamo l'attaccapanni di là allora. Mettiamo qua il pianoforte vicino alla porta. Così vai là, lo suoni, fai. E l'attaccapanni invece mettiamolo qua dietro a sto punto. Dietro la. Ma è un po' poco utile là dietro la poltrona. Sentite, avviciniamo la poltrona come era prima. Qua, ok. Sì, ci sta. Qua ci mettiamo le librerie. Boh, là ci mettiamo il vetro. Ok. La porta invece ci andrebbe una porta di quelle un po' più serie. Tipo questa non è male. Se avessimo l'iron lamp. La. Se non ne facciamo una normale, buonanotte al secchio. Anche questa non era male. Ma hai sempre bisogno del ferro. Ma andiamo di porta normale. Chi si è visto, si è visto. Buonanotte a tutti. E boh, ecco così. Era giusta? Ma forse va messa di qua. Esatto, così. Boh, forse fa passare un po' di spifferi. Ma non vorrei mettere una seconda, una doppia porta. È un po' un. Non mi piace esteticamente. Il vetro e le librerie. Quindi andiamo. Vetro, librerie e torniamo. Casa. Allora. Vetro e librerie. Vetro ce n'è in abbondanza. Le librerie com'è che le fa qua? Che sono diverse dalle altre. Sono forse. Quattro blocchi e di quello non ho problemi. E paper. Ho bisogno di. Tre di paper danno solo un libro. Quindi ho bisogno di parecchia carta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E fanno 9. Allora, quindi così. All 1, 2, 3. Ah, non me ne do 3 l'1. Vabbè. In verticale. Ok, 1, 2, 3 libri. E ci è avanzata la carta. E 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, no, io ne volevo fare due di librerie, scemo che sono. Io ho bisogno di altra carta. Particolare 6. Quindi 5 e 1, 6. E andiamo alla grande. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ah, perché ne da 4. Uf, che casini che hanno cambiato questi crafting. Non so perché gli è venuta in testa st'idea balzana di fare queste storie qua. Allora, mo andiamo. Sono curioso però di una cosa. Cioè, il fatto del vetro incorniciato di. Se ho bisogno dell'oak, forse. Glass. Eh sì, ho bisogno dell'oak. Quindi cos'è che facciamo? Andiamo a prendere l'altro oak? Sì. Santa paletta. A questo punto credo che il video verrà diviso in tre.
Addirittura parti. Che non so in che modalità verranno preparate, però boh. Allora, vediamo come viene questo. Facciamone 3, sì, 4, quello che è. Cioè si connette questo. No, è così, tanto per. Completamente liscio, nel senso che vedi completamente in mezzo, però non si connette troppo. Forse perché non ho messo l'opzione, però in realtà. Torna al menu. Impostazioni. No, connected glass, sì, ma non va per quello probabilmente. Non va per quello, va per l'altro. Cioè, per l'altro vetro funziona, ma per quello là no. Assurdo, assurdo. Vanessa dovrebbe lavorare un po' di più su queste cose. Cioè, bella storia, è abbastanza insulso sto vetro alla fin fine. Allora, sostituiamo qua, andiamo con quello. E buon, buonanotte al secchio. Andiamo al polo nord. E andiamo qua a... Chiudiamo la porta, che fa freddo. Porca della miseria, se fa freddo, qua è tutto aperto. Si connette se si connette, ma boh, questo è buono. E niente, quasi quasi andrei a mettere però un vetro anche là dietro, giusto per... dare un'idea di maggior profondità. Anche qua lo metterei anche giù sotto, tanto per... Ecco, per dare una sensazione più di... Boh, non lo so, mi piace di più così, mi sembra più carino. E qua, ecco, mettiamo queste due mensoline con i libri, boh, così c'ha da leggere, c'ha da suonare, poi fa il piano sopra. Doom de doom e... Boh, e non puoi dormire perché non è notte. LOL. Poi va fuori. E qua la neve naturalmente non c'è perché... Ah, ok. Perché dovevo mettercegliela sopra. LOL. No, prova girato questo. Vabbè. Ho già capito. Ok, va qua, si siede, dice, ah, che bel panorama. Dopo tutta questa fatica per... Qua metterei però dell'altra... dell'altra gerte. E a sto punto, se io faccio così... No, deve avere l'erba sotto. Vabbè, spreaderà. E poi diventerà neve. Ma a questo ci penseremo poi nel prossimo episodio. Io dalla casetta al Polo Nord vi saluto. Vi auguro una buona giornata. Buon Natale, buone feste, naturalmente. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao!